Ciao a tutti, sono Matilda De Angelis, una delle protagoniste dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose e oggi ripercorriamo insieme, come nei film, alcuni dei momenti più importanti della mia carriera. Tutto ha avuto inizio con la musica. Ho 6 anni quando inizio a studiare chitarra, 11 anni quando inizio a studiare violino, a 13 anni inizio a studiare canto e a 14 inizio a comporre le mie prime canzoni. A 16 poi entro a far parte in qualità di cantante del gruppo bolognese Rumba de Bodas, che è stata un'esperienza fantastica e super divertente. Nel 2014 incidiamo il nostro primo album insieme, Carnaval Fu, e da quel momento iniziamo a girare per tutta l'Europa e per tutta l'Italia col nostro furgoncino giallo. Suono su palchi grandi, piccoli, festival, insomma un'esperienza pazzesca. E proprio in quel periodo un mio amico mi suggerisce di andare a fare il provino per questo nuovo film con Stefano Accorsi. Io ci vado un po' dubbiosa, quindi ci credo un po' sì, un po' no, onestamente. E sta di fatto che dopo una serie di provini vengo scelta dal regista Matteo Rovere per interpretare la protagonista femminile del film. Veloce come il vento, nel film io interpreto Giulia De Martino, che è una pilota di Gran Turismo che deve fronteggiare varie difficoltà nella sua vita, deve vincere il campionato di Gran Turismo per tenersi la casa e per farlo si farà allenare dal fratello ex rallista tossicodipendente interpretato da Stefano Accorsi. Veloce come il vento mi ha dato tantissime soddisfazioni e delle emozioni incredibili. Proprio per questo film nel luglio del 2016 ricevo al Taormina Film Fest il premio come miglior rivelazione dell'anno e nello stesso anno ricevo anche il premio Biraghi dei Nastri d'Argento come miglior attrice esordiente. Poi viene il momento delle nomination e l'anno dopo sono in cinquina per i David di Donatello come miglior attrice protagonista e per la miglior canzone originale, Seventeen. Proprio perché per me la musica e il cinema sono estremamente importanti, sono le mie due più grandi passioni, sono state spesso indissolubili, eccomi qui nel video Tutto qui accade di Negramaro e qualche tempo dopo nel video di Felicità Puttana dei Giornalisti. Nel 2016 vengo scelta come protagonista del film Utopia diretto da Berardo Carboni, dove interpreto una ragazza che è costretta a mettere all'asta la propria virginità per salvare la propria casa. Ho fatto un lavoro durissimo, intensissimo con una coach americana per abituarmi all'idea di stare nuda davanti alla telecamera. È stata un'esperienza estremamente formativa e ad oggi è stato forse uno dei momenti più importanti della mia carriera. Successivamente vengo scelta da Alessandro Gassman per interpretare il ruolo di Britta nel suo film Il Premio, accanto allo splendido Gigi Proietti. Vengo scelta da Sebastiano Riso nel suo film Una famiglia con Michela Ramazzotti e Patrick Bruel e poi nel 2019, proprio perché la musica e il cinema nella mia vita vanno sempre a braccetto, vengo scelta per interpretare Maria Leventre nel film TV I ragazzi dello Zecchino d'Oro, dove interpreto la storica direttrice e fondatrice del coro dell'Antoniano. Sempre nel 2019 l'esperienza forse più assurda e folle della mia vita ed emozionante della mia vita, ottengo il mio primo ruolo per una produzione internazionale americana e vengo scelta da Susan Bier per interpretare Ellen Alves nella nuova serie HBO The Undoing accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant. E è stata veramente l'esperienza più assurda e incredibile della mia vita, è stata la prima volta in cui ho recitato in inglese e è un'esperienza che mi porterò nel cuore veramente per sempre. Fino ad arrivare a
al giorno d'oggi e all'ultima produzione Netflix, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, dove vengo scelta da Sydney Sibilia per interpretare la fidanzata del meraviglioso, stupendo, incredibile, stupefacente Elio Germano. Il film racconta la storia di questo genio bolognese, l'ingegnere Giorgio Rosa, che negli anni 60 decise di costruire un'isola, una piattaforma di 400 metri quadri al largo della costa adriatica di fronte Rimini, decise di darle il nome dell'Isola delle Rose e dichiararla stato indipendente. Io nel film interpreto Gabriella, che è la storica fidanzata dell'ingegnere Rosa, che diventerà anche la futura moglie dell'ingegnere Rosa. E i due hanno questo rapporto estremamente conflittuale. Gabriella è un pochino la voce della ragione, la voce della verità, che però si fa travolgere anche dall'entusiasmo e dal genio sognatore di Giorgio Rosa, e quindi hanno questo rapporto un po' di amore e odio, conflittuale, anche complementare allo stesso tempo, e che si risolve, diciamo, in un grande amore alla fine del film. Per me lavorare con Sydney e con tutto il cast è stato fantastico, è stata un'esperienza estremamente divertente che ricordo sempre con gioia e con malinconia. Non vedo l'ora che anche voi vediate l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che la amiate quanto l'amo io e che vi divertiate quanto mi sono divertita io. E quindi ci vediamo presto su Netflix con l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Ciao!